La vera storia dell'euro. Il 1 gennaio del 1999 l'euro entrò per la prima volta in 11 paesi dell'Unione Europea. In quella data fu introdotto per tutte le forme di pagamento, non fisiche, ad esempio trasferimenti elettronici e titoli di credito, eccetera, eccetera. Il 16 settembre del 1999 Romano Prodi, detto Mortadella, fu nominato presidente della Commissione europea. Truccò i conti per farci entrare nell'euro. L'11 aprile del 2001 il professore Giacinto Auriti diceva che l'euro non è affidabile e aveva ragione. Faccia di Mortadella, venduto e traditore dell'Italia, diceva che l'euro funziona. Ha funzionato una beata minchia. Diceva lavoreremo di meno e abbiamo di più guai per gli italiani. Il 1 gennaio del 2002 l'Italia entra nell'euro, svalutando la lira. Quanto era bella! Oggi, con sto cazzo di euro, siamo tutti nel baratro. Ci lamentiamo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con una matita in mano. In una intervista di una giornalista greca, il traditore Romano Prodi disse: "Io sono sicuro di un esito non disastroso." E poi nella vita c'è pure il suicidio. Ex presidente del Consiglio Romano Prodi e attuale presidente del Consiglio Renzi, adesso ve lo do io un consiglio. Chiudetevi dentro la Leopolda e impiccatevi con una corda, così fate contenti milioni di italiani. Vincenzo Papaleo.